Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia rubrica. Oggi andrò a proporvi il piatto della domenica tipico per eccellenza, ovvero Sua Maestà la lasagna al ragù. So che è una specie di blasfemia parlare di ragù quando non c'è la carne e so anche che le lasagne tradizionali della vostra famiglia, della vostra mamma, della vostra nonna sono ineguagliabili. Detto questo, se non volete avere della sofferenza nel piatto, se non volete rendervi complici dell'uccisione di un essere vivente, la proposta che vado a darvi potrebbe essere il giusto compromesso fra il gusto, la tradizione e la coscienza. Quindi ora armiamoci di grembiule, mettiamoci i fornelli e prepariamo il pranzo della domenica. Iniziamo facendo reidratare 50 g di macinato di soia disidratato in un po' d'acqua bollente salata, insieme con circa 100 g di bulgur di grano duro. Insaporiamo con della salsa di soia e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Dopodiché scoliamo e teniamo da parte. Prendiamo poi una carota, mezza cipolla e una gamba di sedano e li tagliamo a cubetti piccolini. In una casseruola con un po' di olio extravergine facciamo rosolare uno spicchio d'aglio e aggiungiamo le verdure tagliate. Lasciamo insaporire per qualche minuto, mescolando spesso in modo che non attacchino. In seguito aggiungiamo il granulato di soia con il bulgur. E delle lenticchie precotte. Mescoliamo il tutto. Sfumiamo con del vino rosso. E insaporiamo con foglie di salvia, tre bacche di ginepro, due o tre chiodi di garofano e una foglia d'alloro.
Una volta evaporato il vino, andiamo ad aggiungere un barattolo di pomodori pelati. A me piace schiacciarli con le mani, ma se volete potete usare anche una forchetta. E mettiamo anche altrettanto pomodoro in salsa. Allunghiamo con un goccio d'acqua calda e saliamo. Oltre al sale, io vi suggerisco di aggiungere anche un cucchiaino di miso d'orzo, è un aroma che a me piace molto e quindi lo uso spesso. A questo punto copriamo con un coperchio, abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere il nostro ragù per almeno 45 minuti o più. Ricordiamoci ogni tanto di dare una mescolata e controllare che non attacchi. Nel frattempo prepariamo la besciamella. In un pentolino dovremo far sciogliere a fiamma bassa 50 g di margarina vegetale, oppure se preferite anche la stessa quantità di olio extravergine. Aggiungiamo poi 50 g di farina, la mia è un tipo 1, e amalgamiamo bene. Si formerà un impasto che lasceremo scaldare finché non si staccherà perfettamente dalle pareti del pentolino. A questo punto andremo ad aggiungere tutto in una volta mezzo litro di latte di soia freddo. Mi raccomando, assicuratevi che non sia zuccherato o aromatizzato la vaniglia, perché ho già fatto questo errore e non ve lo consiglio. Mescolate subito bene con una frusta e vedrete che non rimarrà nemmeno un grumo. Saliamo e aggiungiamo della noce moscata, che nella besciamella ci sta sempre bene, così come un giro di pepe. Continuiamo a mescolare finché il latte non inizierà ad addensarsi. Non dimentichiamoci comunque del nostro ragù. Quando la besciamella avrà raggiunto la consistenza di una crema, spegniamo e mettiamo da parte. Nel frattempo, anche il ragù avrà ultimato la sua cottura.
per cui andremo a togliere tutti quegli aromi che non vorremmo trovarci sotto i denti. Lo spicchio d'aglio, le tre bacche di ginepro, ecco la seconda, e la terza. La foglia di alloro, quelle di salvia e due chiodi di garofano. Ora copriamo e mettiamo da parte. Andiamo adesso a preparare l'ultimo ingrediente, ovvero le lastre di pasta. Io uso ancora il metodo che mi ha insegnato mia nonna, per cui le faccio bollire 5 minuti in acqua salata con un po' di olio, in modo che non si attacchino fra di loro. Le aggiungo 3 alla volta, massimo 4. E poi le adagio su un canovaccio pulito. Ok, siamo arrivati al momento clou, l'assemblaggio. Molto probabilmente la besciamella si sarà rappresa un poco, ma basterà mescolarla energicamente con una frusta per farla tornare cremosa e senza nemmeno un grumo. Se si sarà addensata troppo, basterà aggiungere solo un altro po' di latte di soia. Moliamo la teglia e stendiamo un mestolo di besciamella sul quale adageremo il primo strato di pasta. Aggiungiamo altra besciamella . Copriamo con abbondante ragù e diamo una spolverata di formaggio grattugiato vegetale. Il secondo strato sarà uguale al primo, quindi besciamella, ragù, aggiungiamo una macinata di pepe e completiamo con una spolverata di lievito alimentare in scaglie, nel mio caso quello del baule volante. Il terzo strato sarà uguale al primo. Così come il quarto e ultimo strato, al quale aggiungeremo il lievito alimentare, un giro di pepe e della noce moscata. Ed ecco qui la nostra teglia di lasagne pronta per essere infornata. Mettiamo in forno già caldo a 170 gradi per circa mezz'ora.
Le nostre lasagne al ragù cruelty free sono ora pronte per essere servite. Buon appetito!